Ora il nodo, diciamo, le decisioni più importanti sono quelle che riguardano gli impianti, la Scandone, il palazzetto, il Palavesuvio, insomma, grandi impianti che sono rinati, ora cosa si farà? Ovviamente ci stiamo lavorando già da prima, perché questa è un'altra sfida che dobbiamo vincere e che vinceremo. Gli impianti devono essere utilizzati al meglio, ben gestiti, affidati correttamente, consentire a chi li prende in affidamento di avere il tempo necessario per mantenere, saranno controllati. Noi vogliamo che sia un'opportunità per quante più associazioni, federazioni, persone, scuole possibili. Quindi su questo lavoreremo nei prossimi giorni, ci faremo trovare pronti e Napoli, tra i vari primati, oggi in Italia è la città che ha gli impianti sportivi più ristrutturati. Quindi adesso un'altra sfida, dobbiamo vincere tutti insieme, il comune ma anche tutti quelli che andranno a usufruire di questi impianti. Ieri De Luca diceva incontreremo i sindaci dei comuni coinvolti, il primo è il comune di Napoli, proprio per riorganizzare, per decidere. Avete in programma un incontro con la regione? Appena la regione ci chiamerà noi saremo ben lieti di partecipare a questo incontro. Se la regione nell'ambito delle sue competenze intende ulteriormente finanziare l'impiantistica sportiva campana, metropolitana e napoletana, ci troveranno pronti e felici di fare questo insieme. Per il resto la gestione degli impianti invece sarà cura, come vi ho detto, della città di Napoli per quanto compete Napoli. C'è l'obiettivo anche di portare un altro evento importante a Napoli? A breve? Ma certo, noi non ci siamo mai fermati dal primo momento, quando ci ridevano appresso, come si dice a Napoli, quando puntammo sulla Coppa America, è stato un filotto straordinario, non ci fermiamo. Il prossimo evento certo sarà ottobre, alla piscina Scandone ristrutturata, con un evento di nuoto di livello internazionale, ma poi ci candideremo a tutte le competizioni, Olimpiadi comprese, perché Napoli ha dimostrato, io non ne avevo nessun dubbio, che può competere con umiltà, tenacia e determinazione e competenza per qualsiasi competizione di livello internazionale.